benvenuti a tutti il nostro primo speaker di oggi è roberto butti che invito a chiamare chiamo sul palco per raggiungerci ciao roberto benvenuto come ciao sai? ciao roberto bene bene tutto bene. Tutto bene, grazie. Allora, Roberto è un, uh, si definisce un nerd di vecchia data a cui piace prendersi cura di progetti open source. In particolare, un progetto che già conoscevo prima di sapere che fosse uno speaker di oggi è un libro open source 50 Drops of PHP, 50 gocce di PHP. Che è un, un libro open source che ha pubblicato e reso disponibile gratuitamente a tutti. Eh, poi, se ci vuoi dire due parole su questo prima di iniziare, così sì, sì. sì eh, grazie di avermi, di avermi dato questa, questa opportunità. Sono molto contento di poter condividere i miei pensieri. E, niente, dico che sono un nerd di vecchia data semplicemente perché sono un po' anziano. Tutto qui. Eh, però. bene, ok. Quindi, da, da circa un decennio ormai sentiamo dire che PHP è stato dichiarato un linguaggio morto, ma in realtà abbiamo visto come il linguaggio si evolve e come esistono e nascono sempre tantissime applicazioni e strumenti, soprattutto perché è un supporto da una comunità estremamente viva. E Roberto ci parlerà proprio di questo: perché scegliere PHP ancora oggi? Quindi, Roberto, ti lascio la parola, e grazie del tuo intervento. Grazie Roberto. Buongiorno a tutti, sono Roberto. Volevo ringraziare il GRUSP per avermi dato questa grande opportunità. Ho sempre seguito queste conferenze dall'altra parte, no? quindi come spettatore, e mh, ho sempre ricevuto grandi informazioni, grandi spunti dai vari speaker. Questa volta ho deciso di mettermi dall'altra parte, di mettermi alla prova nel cercare di restituire qualcosa alla, alla community. Condividerò con voi alcune riflessioni che nascono da ragionamenti personali. Quindi è un punto di vista soggettivo. Se vi troverete in qualche momento in disaccordo o avrete un punto di vista differente, è totalmente ok. Il mio obiettivo è di, quello di stimolare il ragionamento e stimolare la conversazione. Dal 2000, più o meno, eh, lavoro full time nell'ambito nell software. Ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse aziende, per diversi mercati, per diverse tipologie di aziende, dalla produzione software eh, all'agenzia. All Ho spaziato come linguaggio tra diversi linguaggi: PHP, Java, Python, JavaScript, C, Golang. PHP. Lo, lo utilizzo praticamente dal 2000, quindi quando ho iniziato la mia, la mia attività, fino ad oggi, quindi diciamo che l'ho visto crescere. Java invece l'ho utilizzato intensamente tra il 2000 e il 2010. Eh, mi ritenevo un bravo programmatore Java semplicemente perché avevo l'opportunità di poterlo applicare ai vari progetti che facevo per lavoro andavo a interagire con altri colleghi, anche loro del, eh, del linguaggio Java, e quindi avevo modo anche di coltivare no, la conoscenza su, su Java. Questo tra il 2000 e il 2010. Quindi se oggi vi dovessi raccontare perché PHP o comunque raccontarvi qualcosa su PHP, facendo un confronto tra PHP e Java, molto probabilmente sto facendo un gravissimo errore. Un, un errore di comparazione dovuto al fatto che PHP lo conosco oggi, 2022, Java lo conoscevo anche se pur bene nel 2010. Quindi di, di fatto l'errore che sto facendo è utilizzare la mia conoscenza Java, una mia conoscenza che non è affatto aggiornata. E, mh, questo tipo di valutazione succede e tipicamente succede anche all'opposto, al contrario. Quindi, persone, sviluppatori che conoscono bene altri linguaggi magari tendono a fare una comparazione col PHP e lo fanno col PHP tra virgolette di una volta. Questo tipo di valutazione o di confronto di sicuro non, non portano a nulla e sono sicuramente improduttive. Questo tipo di informazioni e comparazioni influenzano anche negativamente persone giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della programmazione che non hanno eh, di fronte a loro delle informazioni magari eh, aggiornate. Questi confronti ancora una volta sono inutili, lo ripeto tantissime volte, ehm, perché partono magari da, da snippet come questo, magari è il fonte troppo piccolo ma non, non voglio entrare nel merito del, del codice è semplicemente per dirvi che eh, tra gli anni 2000 e 2010 era normale trovare del codice fatto in una certa maniera. PHP è nato per essere page driven, quindi di fatto eh, permetteva la costruzione dell'HTML e nell'HTML era possibile andare a embeddare della logica server side, quindi era facile trovare pezzetti di HTML connessione al database Query al database, esposizione dei dati, tutto in un unico file. E il file era l'HTML. Essendo un linguaggio nato page driven, prestava poco il fianco al fatto di poter essere ben ingegnerizzato. Ok, quindi se eri bravo, tutto era delegato allo sviluppatore, se eri bravo. Andavi a strutturare il codice in più files, andavi a utilizzare esplicitamente delle include, non c'erano, non esistevano autoload, PSR 4, non esisteva Composer. Se volevi utilizzare e includere una libreria di terze parti, cosa facevi? La scaricavi, la salvavi da qualche parte all'interno del progetto. Quindi, qua, anche qui a discrezione dello sviluppatore: il dove salvare, come salvare, come includere la libreria di terze parti. E poi la dovevi includere esplicitamente talvolta dovevi includere un file talvolta dovevi includere una serie di file per, per essere sicuro di aver incluso tutta la libreria quello snippet comunque è storia diciamo che fa parte del passato anche se magari in qualche sistema legacy è possibile ritrovare quel, quel tipo di codice però di fatto è, è storia è storia come l'evoluzione del php dalla nascita nel 1995 Fino, fino ad oggi. Durante questi anni non si è evoluto semplicemente il linguaggio, ma anche una serie di altre cose di contorno, come per esempio gli standard. Sono nati degli standard e si sono evoluti degli standard, i classici PSR con a fianco il numerino. Questi standard vanno a definire la sintassi, come andare a scrivere il linguaggio, come andare a scrivere il proprio codice, ma vanno a definire anche, per esempio, come Creare le interfacce, come creare le classi, come creare i metodi di alcune classi eh, eh, base. In questi anni c'è stata anche la nascita e l'evoluzione di diversi e importanti framework come l'Aravel e Symfony, e anche di vari sistemi più strutturati come Drupal, Magento, Pimcore, Pimcore che poi ci mostrerà l'amico Lorenzo in un talk successivo. Quindi abbiamo visto che. PHP ha alle spalle di fatto una grande storia, una grande evoluzione, anche una grandissima diffusione. Queste statistiche eh, mostrano l'utilizzo di PHP server-side in ambito web application, quindi non considera applicazioni di altro, di altro tipo. Queste statistiche mettono PHP al primo posto, quindi apparentemente è una slide positiva per PHP. Però le statistiche non devono tranne, trarre in inganno, perché se vogliamo essere onesti, la stessa tipologia di statistica applicata nel mondo JavaScript, applicata alle librerie JavaScript, vede jQuery al primo posto, eh, con una grande differenza rispetto a chi si posiziona al secondo posto. Quindi, perché per me non sono così determinanti le statistiche perché mettiamoci nei panni di una persona che vuole approcciare per esempio nel mondo JavaScript vede queste statistiche vedendo che jQuery è al primo posto e se fa una valutazione basata sulle statistiche molto probabilmente si mette a studiare si mette a studiare jQuery e capite che non è proprio il massimo oggi nel 2022 specie come soluzione long term poi ognuno può fare le proprie considerazioni allora, stiamo dicendo che il confronto non è, non è da prendere in maniera assoluta. Le statistiche, anche queste, molto probabilmente lasciano, eh, possono lasciare il tempo che, che, che trovano, e quindi quali sono le corrette chiavi eh, di lettura? Teniamo conto che comunque le statistiche e i confronti con altri linguaggi, comunque le li osservo, li valuto, ma la cosa importante è che li do il giusto peso. Ok, quindi non sono altamente determinanti, però fanno parte del mio processo di selezione. Ma con una priorità abbastanza eh, bassa. E qui quindi, se il confronto, eh, le statistiche eh, sono degli elementi che possono un attimino portarci fuori strada, qui è di grande supporto la mindfulness che ci insegna il non giudizio, il non confronto, il lasciare andare il passato, il passato che qui è rappresentato appunto dalle statistiche, perché di fatto le statistiche sono una, fo una fotografia del, del passato. E la mindfulness ci dice di focalizzarci sul qui e sull'ora, quindi quello che vorrei fare con le prossime slide è focalizzarmi sul PHP oggi 2022, cercando di, di osservarlo. E, e se lo osserviamo, notiamo che PHP non è solo il linguaggio, non è solo la sua sintassi, non è il suo motore, non è solo l'interprete, è anche questo, ma PHP è un mondo più vasto. Come dicono quelli bravi, è un ecosistema, ok? Quindi ci sono, per esempio, oltre al linguaggio, ci sono le persone che si organizzano in community, ma ci sono anche altri strumenti, librerie standard frameworks quindi con questa slide voglio un attimino allargare la visione non più focalizzarci solo sul linguaggio ma avere una visione a 360 gradi che includa anche appunto persone e strumenti di diverso tipo vorrei spendere giusto due parole sulla community um, non, non voglio dare statistiche non voglio dare Vorrei dare un feeling che ho sulla community o comunque un feedback che ho avuto sulla community. Eh, io partecipo a delle coffee chat. Coffee chat sono delle iniziative che mettono in contatto persone che non si conoscono tramite Twitter, tramite Discord. Insomma, fai dei one to one con delle persone che non conosci come se stessi bevendo il caffè e parli del più e del meno. In questo caso, parliamo di tecnologia, di programmazione ed è un'esperienza che, che vi consiglio, consiglio di fare. Um, nel mio caso ho avuto la possibilità di parlare con persone veramente giovani, provenienti dal mondo della scuola e um, provenienti soprattutto da altri linguaggi, JavaScript, Python. E, e io mi presentavo come programmatore PHP Laravel. E la cosa interessante, è, la cosa che, che ho chiesto loro è: ma come mai voi che arrivate dal mondo JavaScript, Python, no, volete interagire con me, volete capire cose da me che mi presento come sviluppatore di PHP? E la cosa interessante che mi hanno risposto in più di uno, e per quello che voglio, voglio evidenziare questo fatto, è che di fatto hanno evidenziato il fatto che le persone del PHP e, del, e di Laravel, comunque della community PHP, sono molto accoglienti, sono molto disposte ad aiutare, sono molto inclusive. E questa cosa mi ha fatto molto ragionare. Perché? Mi ha fatto ragionare su come potremmo essere percepiti all'esterno in, in quanto community PHP. Che siamo accoglienti, amichevoli, siamo di, di supporto. E questo per me è molto bello. Quindi abbiamo parlato della community, due parole sulla community. Ora mi vorrei focalizzare sugli strumenti. Eh, abbiamo in realtà tantissimi strumenti, no? Tra, nel, nell'ecosistema, nell'ecosistema PHP. Io qui ne ho messi alcuni, molto probabilmente voi state pensando, ecco, ne mancano molti altri. Ragione per cui, no? Eh, abbiamo una vastità di, di, di strumenti che possiamo attingere nel mondo, nel mondo PHP. E quindi la domanda è... Come facciamo a scegliere lo strumento corretto per noi? Quale strumento coinvolgere, quale strumento mettere nel nostro processo eh, di lavoro? Quali strumenti val la pena imparare? Dobbiamo insomma prendere, prendere una decisione. Per comprendere quali strumenti utili possiamo utilizzare, mi sono fatto guidare da questo schema: lo schema Why, How and What. E, questo schema è utile, specie a noi persone molto tecniche, che siamo molto razionali e tendiamo immediatamente a pensare ad affrontare i problemi, affrontare le discussioni in maniera molto razionale, quindi con la parte what, con la parte più esterna, con la parte appunto rappresentata dalla razionalità. Siamo tecnici e, e, questa, e questa è la nostra natura. Però. Voglio evidenziare questo schema per cercare di ribaltare per un attimo il tipo di ragionamento che potremmo fare. Non pensare immediatamente agli strumenti, ma pensare al tipo di programmatore che vorreste essere. Quindi un qualcosa di più intimo, qualcosa di più vicino al why, vicino allo scopo. Okay? E quindi il mio, il mio invito è proprio questo, partire dal why dai vostri principi, dai valori, dal perché. Fare luce sul proprio why non è sicuramente facile. Anch'io ho avuto difficoltà, ok? E quello che mi ha aiutato nel mettere alla luce a fuoco il, il mio perché e i miei principi è stato quando ho letto il giuramento eh, del programmatore di Robert Martin. Eh, Robert Martin Persona famosissima in ambito programmazione, conosciuto al secolo come Uncle Bob, ha voluto definire alcune regole, alcuni principi no? Del, di che cosa do, come dovrebbe comportarsi, cosa dovrebbe fare il programmatore per essere un bravo programmatore. Io mi trovo d'accordo ovviamente su tutti i punti, però ho fatto l'esercizio di evidenziare quelli che sono ancora più vicini a me, quelli che sento più miei. No? E quindi ho evidenziato il fatto di non creare eh, codice eh, dannoso, il fatto eh, che il codice è frutto del mio miglior lavoro, eh, il fatto di provare che il codice funziona come ci si aspetti e di creare migliorie e non, non regressioni. Quindi ho fatto un lavoro di riassunto secondo le mie priorità, diciamo. Ho fatto anche l'esercizio di cercare di riassumere tutto questo in una frase e me la sono scritta. Eh, la frase che mi deve guidare è progettare, creare, scrivere, rilasciare software affidabile, perché secondo me la parola affidabilità è il riassunto dei punti che ho cercato di, di selezionare. Attenzione, questo è un mio pensiero. Quello che vorrei trasmettervi è il modo... È la modalità del ragionamento a cui sono arrivato al mio why all'affidabilità che è valido per me magari è valido per qualcuno di voi ma sicuramente non per tutti perché magari per qualcuno di voi potrebbe essere più interessante la sicurezza le performance o altre cose l'importante è fare secondo me fare un ragionamento appunto partendo dal dal principio quindi per me la parola chiave è affidabilità e, quindi la domanda che mi faccio la domanda vera è nell'ecosistema php posso trovare strumenti e o metodologie che permettono di esprimermi ed ambire al mio why quindi scrivere software affidabili cerchiamo di rispondere passando eh, sulla parte sul sul come eh, Vedremo una carrellata poi alla fine di, di, di strumenti, però i principi che governano questi strumenti sono la trasparenza per il team, la formalizzazione delle regole e la condivisione delle regole eh, per il team. Questo tramite che cosa? Questo tramite il versionamento dei file di configurazione, perché molto probabilmente gli strumenti che andremo ad adottare utilizzeranno dei file di configurazione. Il mio consiglio appunto è quello banale, è quello di andare a versionare questi, questi file su, su Git, andare a includere l'elenco dei software, anche se sono di sviluppo, nella parte require dev di Composer e anche andare a formalizzare in qualche modo la parte di orchestrazione dell'esecuzione. Quindi per me ci deve essere un punto centralizzato in cui eseguire tutti questi comandi, tutti questi tool che permettono di ambire all'affidabilità, nel mio caso. Ora vedremo alcuni mini tool che secondo me e nel mio caso, nella mia esperienza, possono permetterci di avvicinarci all'affidabilità. Attenzione, la cosa importante è che non sto garantendo che il software che vado a scrivere è affidabile. Quello che cerco di fare è di mettermi nelle condizioni il più possibile che il software che vado a scrivere sia il più possibile affidabile. Quindi di, di fatto cerco di... Avere la coscienza pulita, no? Come dire. Il primo strumento che, che consiglio di utilizzare è PHP CS Fixer. È un validatore sintattico. Il suo obiettivo è abbattere i tempi di onboarding per i nuovi sviluppatori, abbattere i tempi di merge su cose inutili, tra virgolette, come conflitti dovuti a stili differenti della scrittura del codice. Quanto tempo passiamo a fare il merge? di pull request e magari la funzionalità è ok e stiamo litigando magari sul, sulla sintassi perché qualche sviluppatore ha scritto in maniera leggermente diversa rispetto a come eh, è presente nel, nel branch principale de, di Git. E poi altra cosa è che ci aiuta ad aderire agli standard in modo tale che da sentirvi a proprio agio, soprattutto quando andrete a lavorare con altri team ma soprattutto magari quando andrete a contribuire a software open source, dove questo è richiesto. Ehm, I consigli sulla definizione delle regole, perché ovviamente questo tool si appoggia su determinate regole. Alcune sono standard, come per esempio il PSR-12. Altre possono essere definite in maniera custom dal team. Ora, io personalmente mi taro su PSR-12 e cerco di andare poco lontano da, da questo standard. Tuttavia, ci sta avere regole personalizzate assolutamente. L'importante è che vengano formalizzate come dicevo prima, e soprattutto condivise nel team e soprattutto versionate. Altro strumento molto utile è il controllo, ehm, il controllo statico del codice PHPSTAN. Vi permette di testare il vostro codice senza mandarlo in esecuzione. Viene fatta la scansione del codice attraverso una scansione sintattica. E Questo vi permette di intercettare um, cose come il controllo dell'inizializzazione delle variabili, chiamate di funzione, controllo sul tipo. È molto utile e, e non è invasivo perché ha, un, ha molti livelli, quindi possiamo decidere di affrontare e di mandarlo in esecuzione col livello 0, quindi con una versione molto più light, oppure una, una versione più restrittiva eh, come il livello 9. Il consiglio che, vi faccio, che, che vorrei darvi è di... Includerlo nei vostri progetti e se è difficile, ok, iniziamo dal livello zero, che sicuramente ha poche regole, però è un primo passo per l'introduzione di uno strumento come questo. Non potevo non citare uno strumento di test, lo standard de facto in PHP e PHP Unit esistono moltissimi tipi di test. Ok, test unitari, accettazione, uh, uh, integrazione, end-to-end. -end. Come sviluppatore PHP, il consiglio che vi do. Il consiglio che vi do a voi è che rilasciate quotidianamente delle features, mi raccomando, una feature alla volta, feature che fa una specifica cosa, è di agganciarci un test unitario, perché di fatto quello deve diventare parte della vostra delivery. Ok. E se qualcuno dovesse trovare difficoltoso l'introduzione di PHP Unit, ci sono altri strumenti, come per esempio PEST PHP, che di sicuro si basa sul motore PHP Unit, quindi è affidabile tanto quanto PHP Unit, semplicemente perché si basa su PHP Unit, ma ambisce al fatto che di abbattere i tempi d'ingresso di un nuovo sviluppatore. In sostanza va a semplificare l'interfaccia interfaccia eh, per lo sviluppatore rendendola più semplice e quindi andando ad abbattere i, i, i tempi di, di onboarding di nuovi sviluppatori. Personalmente lo uso eh, su progetti in cui ho bisogno che persone che non sono abituate a fare dei test vengano introdotte velocemente, quindi in questo caso seleziono pest php, altrimenti by default vado su, vado su php unit. Quindi abbiamo definito phpcs, phpstan, phpunit. Composer mi serve per semplicemente in Require Dev andare a listare con la versione gli strumenti che voglio coinvolgere. E poi, per quanto riguarda l'orchestrazione dell'esecuzione, vado a infilare tutti i comandi all'interno della sezione scripts. Una volta utilizzavo i makefile che hanno, sono molto potenti dal punto di vista dell'espressione. Però eh, ultimamente tendo a utilizzare Composer semplicemente per limitare il numero di, di, di tool che vado a coinvolgere nei progetti. Quindi sto utilizzando ultimamente la parte script all'interno del... Del Composer. Questo è utile perché mettetevi nei panni di un nuovo sviluppatore che si introduce sul vostro progetto. La prima domanda che fa è: ok, come faccio a eseguire la suite di test? Come faccio a eseguire il controllo statico del codice? Come faccio a, a eseguire PHP CS? Il fatto che abbiamo la configurazione versionata eh, nei file di configurazione, il fatto che abbiamo ehm, l'esecuzione, quindi la command line eh, messa all'interno di Composer, questo ci garantisce. Un tempo di onboarding eh, basso e poi per finire eh, questa coerenza di, di diciamo di di esecuzione tra tra sviluppatori deve riflettersi anche sulla sulla pipeline eh, sulla pipeline di continuous integration ci sono diversi strumenti per esempio personalmente utilizzo moltissimo github actions ma alla fine tendo a mantenere la configurazione GitHub Actions molto snella, perché appunto alla fine quello che fa GitHub Actions è un'esecuzione di tutto ciò che sta all'interno composer del mio composer JSON nella sezione scripts. Okay. E il comportamento dei vari tool di code quality è governato ancora una volta dal, dalla, dai file di configurazione. Qua vi ho messo, uh, giusto per, um, come promozione personale, un tool che ho scritto per GitHub Actions, di fatto non fa altro che andare a creare un'interfaccia, eh, raccogliere le informazioni eh, del, vostro, del vostro progetto, insomma lo sviluppatore può andare a definire le caratteristiche eh, del proprio progetto tramite un'interfaccia molto semplice e poi di fatto questo viene tradotto eh, nella pipeline di GitHub Actions. Ok, io avrei finito, faccio un brevissimo recap. Personalmente, ho trovato che il mio why è la parola affidabilità. Una volta che ho definito il mio why, vado a definire un how, quindi un ways of working, una modalità operativa, e tale how è caratterizzato dal versionamento della configurazione dei tool di code quality, l'orchestrazione e l'esecuzione dei comandi, e l'inclusione di alcuni tool formalizzata nel mio composer required dev. Questa è la mia personale combinazione e configurazione che cerco di spingere anche eh, ai team con i quali collaboro eh, nei, nei vari progetti open source e, mh, perché? perché appunto il mio, la mia ambizione è quella appunto di rilasciare software il più affidabile eh, possibile non so se avete delle domande vi inviterei a farle Roberto, grazie mille intanto per questo tuo contributo che è stato sempre interessante. Diciamo che ogni slide del tuo intervento potrebbe essere un argomento di un talk a parte. Ovviamente il tempo è limitato e quindi abbiamo dato sì, sì. gli spunti principali. Nel sì, eh, tempo fatta. che si raccolgano le domande fra i partecipanti, una vorrei porterla io. Io ho parlato di affidabilità, di affidabilità perché diciamo, è il tuo valore principale, però magari a secondo delle esigenze di un team di sviluppo o delle preferenze personali, diciamo, uno potrebbe focalizzarsi su un, un valore differente. Non so, sì. uno che mi viene in mente potrebbe essere la scalabilità: come lo possiamo sì. applicare? Se si può applicare questo stesso ragionamento che hai fatto sull'affidabilità. Sì, allora eh, sicuramente eh, una riflessione che, che va fatta perché appunto l'affidabilità è un taglio molto personale che sto dando a tutto questo. Quello che ci vogliamo portare a casa da queste slide, secondo me, è proprio la struttura del partire dal why, dal programmatore che vorreste essere. Quindi se per voi è importante la scalabilità, questo è il vostro why, eh, il, vostro why il vostro perché, il vostro principio, la, la vostra linea guida. E a quel punto quello che dovete fare è trovare... I vari tool che vi permettono di, di scrivere del, del software scalabile, cercando di seguire un po' il ragionamento e il percorso che ho fatto, passando dal how, okay, come posso fare per mettere a terra la scalabilità? Molto probabilmente dovrò adottare determinate best practice, dovrò adottarmi determinati processi e poi andare a selezionare dei tool. Ci sono all'interno dell'ecosistema PHP? Sì o no? Alcuni tool magari potrebbero essere, scopriamo soprattutto sulla scalabilità, che magari possono essere anche dei servizi esterni. Ma allora lì probabilmente non è risolto dal PHP come linguaggio o come ecosistema, ma è ok. La domanda che ci dobbiamo fare è: l'ecosistema PHP è in grado di interfacciarsi con questi, con questi tool? Sto pensando tipo ai sistemi di code, no? oppure ai sistemi di comunicazione real-time, tipo WebSocket. Ecco, a quel punto la la domanda che ci dobbiamo fare è se l'ecosistema PHP, se nell'ecosistema PHP ci sono tool che mi permettono di fare quello. Se la risposta è no, molto probabilmente non è lo strumento corretto, però il ragionamento ripeto, parte dal why e la fatica che si fa nel trovare tutte queste risposte, perché si fa fatica, è, è spinta proprio dal, dal, dal perché, perché non partite più dallo strumento che potete abbandonare dall'oggi al domani, partite proprio dal perché. Il perché, la cosa importante è che Trasportabile anche su diversi linguaggi. Io il why me lo posso trasportare se un domani dovessi programmare su Python. Molto probabilmente cambierà il how, cambierà anche, cambieranno sicuramente anche gli strumenti, però il why rimane, rimane vivo. Benissimo, grazie. Eh, questo scopo, questo quest ambito, diciamo, mh, consiglio un libro a tutti che è Start with Why, di Derek Simmons, che sicuramente tu avrai già, già letto. Ho, è... ho, rubato il, e ho rubato il cerchio, ma in realtà in letteratura lo troviamo in diverse forme quel esatto. cerchio che ho rappresentato. Su altre, in letteratura lo troviamo, anziché Why parlano di identità, oppure anziché di What eh, parlano di, di goal. Però diciamo che è un concetto abbastanza, che ce lo ritroviamo in diverse salse, sì. Certo. Allora, dal, dal pubblico mi chiedono, Alberto e Marco, se hai dei suggerimenti, in particolare mh, per scopi di documentazione dei progetti e per il logging. Ehm... Um... Puoi ripetere la domanda perché è andato via un attimo l'audio? Sì, sì, mi chiedono se hai dei suggerimenti per alcuni strumenti di PHP finalizzati alla documentazione dei progetti e al logging. Beh, allora, sicuramente mh, per quanto riguarda la documentazione dei progetti, eh, io parto da, da PHP Doc, quindi andare a documentare il... Il, il codice, ok? Quindi mh, documentare le funzioni, i metodi secondo una determinata sintassi, perché poi questa può essere utile in un secondo momento quando vai, per esempio, a produrre eh, dei report oppure produrre eh, altri artefatti che si basano sulla documentazione. È chiaro che se io scrivo un README è magari difficilmente interpretabile da una macchina e quindi magari difficilmente riutilizzabile per altri scopi. Eh, utilizzare PHP Doc mi permette di adeguarmi a una determinata sintassi, adeguarmi a un determinato standard in modo tale che no, aiutare per esempio l'editor a essere un po' più intelligente oppure anche altri tool esterni a, a fare il parsing del, del, proprio, del proprio codice. Per quanto riguarda il log, dicevi l'altra? Sì. sì, sì. Log, beh, eh, io arrivando dal mondo Symfony Laravel mi viene in mente Monolog, ok? Um, tuttavia. Eh, quello che posso consigliare visto che le interfacce dei log sono governati da un PSR ben preciso. Ora, onestamente, non mi ricordo il numero, però di fatto c'è uno standard che definisce le interfacce di come dovrebbe essere fatto il log. Al di là dello strumento, quello che vi suggerirei è vedere se lo strumento che state per selezionare aderisce a questo standard perché, perché se un domani doveste cambiare il, il, il tool di log. Aderendo a questo standard, molto la conversione vi, farà, vi verrà più facile. Poi è chiaro, questa è teoria, e a parole sembra tutto più semplice, però quello che vorrei trasmettervi è l'intenzione, cioè di essere più aderente agli standard possibile perché? Perché poi se nelle condizioni eventualmente di poter evolvere e, o cambiare cose in un futuro. Benissimo, grazie. Poi Andrea invece ci chiede, eh, ti chiede principalmente. Eh, se c'è un motivo per preferire PHP Stun a Psalm um, no personalmente eh, è quello che ho incontrato prima quindi è stato eh, e ho iniziato a utilizzarlo eh, quindi ho molta confidenza nel suo utilizzo ho anche utilizzato Psalm eh, e lo ritengo un altrettanto valido Strumento, la cosa che mi fa rimanere vicino a PHP Stunt semplicemente perché sono, ho molta confidenza con l'utilizzo dei livelli. Okay? Tipicamente io consiglio di partire sempre dal livello 0. Eh, tipicamente vedo che ci si assesta intorno al 6, al 7. Quando vado a fare software open source tendo ad andare sul 9, giusto perché almeno non vengo accusato di nulla. Anche, anche questo è molto importante, cioè perché. Cercare di eh, fare, costruire software in una certa maniera vi permette anche di, eh, di abbattere la barriera d'ingresso verso altre community, verso, altre, verso altri progetti. Chiarissimo, chiarissimo. Ok, altre domande non le vedo eh, nella chat. Un'altra domanda la vorrei fare io. Eh, hai fatto vedere una slide che mostra le statistiche di utilizzo di PHP rispetto sì. ad altri linguaggi. Eh, quella che hai fatto lei però è una fotografia allo stato attuale. Quello che magari invece potrebbe essere più interessante vedere è anche il trend di, questi, di queste informazioni. Anche perché leggiamo spesso che eh, in realtà viene, viene, diminuisce l'utilizzo di PHP. Quindi, magari, oltre a vedere la foto, capire come questi numeri vanno cambiando nel tempo. Come ti poni rispetto a queste, chiamiamole, accuse e dichiarazioni che, che si vanno leggendo? Sì, eh, allora io ho le idee abbastanza ben chiare. Per me è normale una diminuzione del PHP: ci sta, dovuta al fatto che è fisiologico, ma soprattutto anche ragioniamo che oggi escono e si diffondono tecnologie diverse dall'ambito web. Tecnologie dove probabilmente potrebbe anche mh, non essere utilizzato il PHP. Sto pensando a Web 3 oppure alla parte di 3D quindi la parte molto più verso l'interfaccia utente, quelli allargano il dominio no? in cui noi possiamo scrivere delle applicazioni. Allargando il dominio, molto probabilmente definiscono anche determinate caratteristiche. Ed ecco che, molto probabilmente per alcuni contesti, anche, aggiungo anche eh, l'intelligenza artificiale, allargando questo tipo di contesto, molto probabilmente ehm, vale la pena utilizzare uno strumento più adatto. Okay? È per quello che è importante il vostro UI, perché... Poi dopo vi fa scegliere lo strumento corretto. L'esempio dell'intelligenza artificiale, dove pare che Python, no, con tutte le sue librerie, anche lì ecosistema, ehm, è molto compatibile, molto no, favorisce eh, lo sviluppo di, di, di diciamo, di, di applicazioni dell'intelligenza artificiale. Ecco che fa aumentare l'utilizzo di PHP. Magari quello scusatemi di Python, ok? Nelle, quindi allargo il dominio, allargo le possibilità, crescono altri linguaggi che magari sono datati quanto PHP, perché pure Python ha i suoi anni, okay? però li danno no? maggior, maggior forza, e quindi quello che possiamo vedere come fotografia è che PHP rispetto a Python sta decrescendo, sem ma semplicemente perché Python sta esplodendo. Quello che voglio dire è che ci sono diverse opportunità, ci sono, si sta allargando lo scenario, il dominio, il dominio in cui possiamo eh, applicare eh, il software è, si sta allargando sempre di più, eh, e, quindi, e quindi è normale che apparentemente alcuni numeri scendano. Però diciamo che in ambito web vale la pena eh, valutare e tenere in considerazione ancora per i prossimi anni PHP, semplicemente perché c'è perché un bagaglio di conoscenza che non, non possiamo ignorare, c'è ehm, una sua evoluzione. E c'è un ecosistema intorno che di fatto non è fermo. E questa è la cosa più importante. Si evolve sempre di più. E quindi questo è, è mantiene vivo l'ecosistema. Community che è positiva, ehm, strumenti che si evolvono, l'ecosistema è vivo. Poi certo. la statistica lascia il tempo che trova. Come abbiamo, come abbiamo visto. Sono perfettamente d'accordo su queste tue valuta valutazioni. C'erano anche delle altre domande che mi ero perso. Una è di Enrico che ci chiede eh, che spesso il problema degli sviluppatori è che si trovano in delle aziende che premono per fatturare e quindi diciamo, abbandonando un po' quella che è la qualità del, del software. Come, la domanda è questa, come si potrebbe convincere eh, a lasciar perdere un attimino diciamo, il fatturato e concentrarsi di più sulla qualità? Beh, qua, qua verrebbero fuori due talk, non uno. Eh, cerco di essere breve, cerco di essere breve. Allora, noi come sviluppatori abbiamo un grande, una grande responsabilità, ok? Quello di rilasciare il software eh, il più affidabile possibile, che funzioni secondo le aspettative, che no, rispetti determinati requisiti. Questa è la nostra responsabilità. Secondo me la nostra responsabilità non è arricchirci. È compito di qualcun altro, ragione per cui lavoriamo in team. Quindi noi dobbiamo far valere il fatto, ed è per quello che è importante ancora una volta il why, il nostro perché, perché se per noi è importante scrivere software affidabile, saremo noi all'interno dell'azienda a essere i paladini, gli evangelizzatori di quanto è importante scrivere il software affidabile. Perché poi se dall'altra parte hai dei visionari, ok? E non dei... Normali commerciali molto probabilmente possono comprendere che scrivere software di qualità permette anche una maggior vendita, quindi un maggior fatturato a lungo termine piuttosto che rilasciare qualcosa che non funziona. E quindi sei focalizzato sul breve termine. Quindi, secondo me, è, sicuramente non è facile, eh, sicuramente bisogna far fatica, ma questa cosa qui deve partire da noi non è che arriva il nostro capo. E ci dice, OK, da domani scriviamo software di maggior qualità. Lui lo pretende la qualità, ok. La, la by default, eh, e lui il suo obiettivo comunque rimane il rimane fatturato. Quello che dobbiamo fare noi è il nostro senso di responsabilità, cioè scrivere software che funzioni, funzioni bene e non crei danno all'utente finale. Questa è la cosa importante. certo quello che è difficile poi è sensibilizzare a questo a questo scopo, altrimenti ah, sì. si può essere drastici e si cambia direttamente luogo di lavoro. No, eh, non l'ho detto perché non voglio mettere in difficoltà nessuno, però una volta che vi è chiaro il vostro why, è quello che volete fare, è il programmatore che volete essere, quindi nonostante magari voi diffondate il verbo e avete difficoltà, molto probabilmente quello è il contesto non, non corretto, oppure magari non, siete, non siamo stati gradi, in grado di far capire il valore, ok? Però l'importante per quello è che per me è importante è partire dal nostro why. Benissimo, D'accordo Roberto, grazie di nuovo, eh, ti salutiamo e ti ringraziamo per questo tuo intervento, vi ricordo dal pubblico di votare il talk su Join Dean in, in modo da poter dare feedback a Roberto ma anche agli altri speaker che verranno dopo di lui. Grazie ancora una volta Roberto, e ci vediamo presto. Ok, grazie, ci vediamo di là così cerchiamo di rispondere alle altre domande. Benissimo, buona giornata, ciao ciao. Ciao, grazie.